Questa è la prima cerimonia di una lunga serie di cerimonie in cui presentiamo e firmiamo i nuovi protocolli per la didattica e questo protocollo che a breve firmeremo la dirigente di Gregorio ed io prevede quattro azioni che sono già state dette ma che io vorrei riepilogare. Confermiamo, diciamo, le possibilità dei viaggi di istruzione, che continueranno a funzionare come hanno funzionato in questi anni, il solito sito, con cui da ricuovere. L'elenco si arricchisce perché se ci si può andare da non è lontanissimo, abbiamo Caserta che ha firmato, il Presidente della Provincia ha firmato, con la Reggia, abbiamo Benevento per i Longobardi. Introduciamo territorio in orario curriculare attraverso l'insegnamento dei concetti raccolti in questo lavoro di Maria Paola e grazie alla guida che stiamo producendo, faremo le rievocazioni che sono andate bene ovunque e sono piaciute ovunque e che ogni scuola, diverse scuole ci hanno chiesto di fare. Sono previsti una serie di laboratori che appunto coinvolgono più e meno. Già nel testo lei non l'ha detto, ma se lo apriamo alla tredicesima pagina, quindi appena al primo, alla fine del primo capitolo, ora tocca a te, inserisci nella cornice una foto del luogo in cui vivi. Queste quattro azioni però sono tutte tese a far capire come sia importante lo studio del territorio, non solo per i ragazzi, ma anche per i territori stessi. Ora capite che se le scuole le attiviamo in un certo modo, le scuole possono fare attività di studio, di ricerca, di indagini, gli stessi bambini sul fenomeno dell'emigrazione possono andare a intervistare i nonni che sono andati all'estero. Quindi capite che la scuola può recitare un ruolo diverso socialmente anche nella comunità. Voi lo sapete già perché non sono le cose particolari di mantello nei collegi docenti, quindi, ma perché ho proprio abbracciato immediatamente questa, non è che non se ne può fare a meno di Orazio, è vero che quando c'è Orazio proprio, no? È impossibile evitarlo, però è anche vero che c'è stata una sintonia dei tempi fin dall'inizio. Io sono stata ieri, mi sono andata a scuola a Castiglione, per Sernavino, sono rimasta, un paese grande, ma è un bel paese, sono ripassata per Torre Bruna, tra parenti, e c'era stata una volta di passaggio, mi sembrava un paese quasi disabitato, invece con il suo, hanno una loro storia, una loro vivibilità, una loro socialità. Per questo motivo ho condiviso insieme a molte altre scuole da subito questo progetto Abitare i Luoghi per promuovere un insegnamento del territorio che attraverso una didattica multi e interdisciplinare del territorio pervenga a far vivere il luogo, non solo abitare i luoghi ma un passo successivo in vivere i luoghi. Con questo quaderno operativo ci ha fornito uno strumento didattico con il quale i nostri alunni potranno conoscere e riconoscere i luoghi. La rilevante valenza pedagogico-didattica di questo quaderno è data proprio dall'impostazione pluridisciplinare che prevede lo studio dei luoghi sia nell'aspetto storico che geografico, socio-economico, idrogeologico, sino a quello socio-politico del territorio. Il testo si articola in quattro unità fondamentali. Queste unità hanno al loro interno una certa gradualità e questo è sottolineato anche a dei, anche assegnato così questo ruolo di richiamo a degli elementi che vengono appunto ripresentati nei capitoli successivi per essere poi espansi a livello cognitivo relativamente alle operazioni cognitive che coinvolgono poi nell'attività pratica. Quindi si tratta davvero di uno strumento che diventa per noi una vera e propria sperimentazione, cercando poi anche la complicità degli insegnanti
che attraverso lo stimolo della proposta del testo stesso possono individuare sicuramente in autonomia altre attività che possono essere affiancate alle proposte del testo e implementate appunto attraverso l'esperienza dei docenti stessi, che sicuramente sanno ben calibrare ma anche coniugare gli aspetti, i piccoli aspetti teorici che vengono presentati nel libro con gli elementi concreti di un territorio, di una realtà che ha chiaramente le sue specificità. E a questo percorso già interessante di abitare i luoghi si è aggiunto proprio tutto un discorso di didattica del territorio, e cioè non fare solo un'uscita ma fare un percorso più complesso che riguarda il proprio territorio, che riguarda la didattica, anche mediante dei laboratori. E l'anno scorso in modo sperimentale, nelle uscite a Palmoli, sono state sperimentate queste attività, sia con delle attività svolte qui in classe, qui ci sono due delle ragazze dei laboratori, c'è sia Deborah che Valentina che sono qui presenti, ce ne sono anche altre, sia con delle attività svolte in classe e sia anche con delle attività svolte durante l'uscita, per creare un percorso didattico completo che consentiva alle insegnanti che comunque avevano aderito al progetto di far parte di un quadro più ampio e interconnesso. Insegnanti che quindi non erano abbandonate a questa uscita, ma erano, seguivano un percorso insieme ad altre, a tutte le altre colleghe che magari aderivano allo stesso progetto. A questo percorso di didattica del territorio si è aggiunto l'anno scorso il discorso delle rievocazioni, che poi si è realizzato in tantissime città tra l'Abruzzo e il Molise, sempre coordinate da Orazio Di Stefano, e anche questo è stato un percorso molto interessante. Noi abbiamo vissuto quello di Palmoli, ma so che nelle altre città, pure anche nella tua, sono state esperienze veramente interessanti, dove veramente la scuola ha studiato il territorio, ha studiato quel momento, quel percorso che si voleva rievocare, e poi i bambini sono usciti dalle loro classi, sono usciti in piazza e con gli abiti d'epoca di quel determinato percorso hanno espresso al meglio tutto il progetto.